Allora, visto che me lo chiedete in tantissimi, oggi vi faccio vedere come si fa ad aprire una foto, un'immagine in Camera Raw. Sì, perché nonostante sia una cosa facilissima, ad alcuni non riesce altrettanto bene. Infatti ricevo tantissimi messaggi su come aprire le foto in Camera Raw e quindi ecco qui come fare. Ho già la mia foto aperta, faccio annulla e vi faccio vedere come funziona. Allora, se voi avete un file RAW o un file DNG come questi qui, se ci fate doppio clic sopra vi aprirà semplicemente Photoshop e mi appare subito la schermata di Camera Raw in cui io posso andare a fare le mie modifiche e così via. Se non vi si apre questa schermata facendo doppio clic sul file RAW, vi spiego dopo perché. Ora vi faccio vedere anche come fare ad aprire gli altri tipi di file. Per esempio io qui ho un TIFF, ma voi potete aprire qualsiasi tipo di file come un JPEG, un PNG, qualsiasi tipo di file. Infatti basta fare dentro Photoshop clic su file e andare a fare apri come. Da qui andate a trovare il vostro file che volete aprire in Camera Raw, potete però aprirne soltanto uno alla volta, io clicco su questo che è il mio TIFF e qui in basso a destra dove c'è scritto Photoshop PSD io devo andarlo a cambiare in Camera Raw. Ok, una volta cambiato in Camera Raw basta fare apri e mi apre il file in Camera Raw dove posso fare tutte le modifiche come faccio io nei miei tutorial. Ora, se non vi appare Camera Raw nella lista, quindi se io vado su apri come e non appare Camera Raw, è perché Camera Raw è un plugin di Photoshop, non è un filtro che è già compreso. Alcune volte va scaricato a parte, come per esempio se avete Photoshop piratato, tranquilli non lo dico a nessuno, ci sta che non abbiate Camera Raw installato come plugin di Photoshop e quindi non vi appare la possibilità di scegliere Camera Raw e né vi si apre Camera Raw quando andate a cliccare con il doppio clic sui file RAW. In quel caso dovete andare a scaricare Camera Raw. Ora, Camera Raw è un plugin gratuito per Photoshop, quindi basta andare sul sito dell'Adobe e scaricarlo semplicemente andando a scegliere la versione per Mac oppure per PC Windows. Facciamo una cosa, vi lascio i link alle pagine di download nella descrizione del video, così almeno non dovete neanche andare a cercare su Google. Una volta che avete modificato la vostra immagine con tutte le impostazioni, qua basta fare apri immagine e viene aperta come un livello in Photoshop. Per tutti quelli che hanno Photoshop CC ovviamente è anche presente il filtro Camera Raw che contiene sempre le stesse funzioni, basta fare filtro Camera Raw, ma non ha per esempio le funzioni di ritaglio oppure alcune funzioni relative ad usi specifici per i file RAW. Potete applicare però anche qui preset come la nostra preset collection, con la quale basta andare a cliccare e vedete che avete un look diverso per ogni preset. E nulla, questo è quanto. Spero che dopo aver visto questo video per voi non sia più un problema aprire le foto in Camera Raw. Io sono Niccolò e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!